dire che adesso siamo tutti contenti perché a Sassari verrà istituito il registro e anche a Cagliari verrà istituito il registro. Perché ora tocca a noi, dice Massimo Zedda, no? Ma non bisogna abbassare la guardia, Perché è proprio quando dormiamo che ce la mettono nel culo e non è sempre piacevole, a volte fa male, ragazzi. Sempre vigili. Quindi l'anno prossimo nuove manifestazioni, vi voglio tutti e anche di più. E adesso qualcuno venga ad aiutarmi perché io non so più che cazzo dire perché hanno già detto tutto quanto loro. Grazie a Piazza Tola! Grazie a Massimo Moss. Massimo omosessuale sardo, no. Movimento omosessuale sardo. Ciao. Ringraziamo veramente l'ARC che ha fatto un sacco di chilometri per venire sin da Cagliari a manifestare qui a Sassari. Loro è la terza volta che festeggiano la giornata contro l'omofobia e sono stati in primi in Sardegna. Questa manifestazione spero si potrà ripetere per tutti gli anni futuri, perché dal 17 maggio del 2000... del 91 che l'omosessualità è stata eliminata dall'elenco delle malattie mentali, ma ancora qui in Italia continuano a chiamarci malati, continuano a ritenerci deviati, invertiti e chi più ne ha più ne metta. Basta, facciamoci una cultura, è ora di cambiare aria, come si dice a Cagliari, giusto? Una piccola precisazione, a Cagliari è stata un'assemblea che ha organizzato la manifestazione, non l'ARC, un'assemblea. Sono anche modesti, grazie all'assemblea di Cagliari ma soprattutto grazie all'ARC. E io voglio anche ringraziare tutte le associazioni, i gruppi e i partiti che hanno sostenuto questa manifestazione. Sono tantissimi e non vi... No, ma non sono ubriaco, non vi elencherò perché sono troppi e non ho niente da leggere, quindi ringraziate tutte le associazioni, i gruppi e i partiti della sinistra e non solo, di Sassari, il comune, i consiglieri comunali, gli assessori e anche il sindaco che sarebbe stato qui oggi se non avesse piovuto. E anche la provincia che hanno sostenuto la manifestazione perché ci credono nei diritti di gay, lesbiche, trans, nei diritti di tutti e tutte, nei diritti di cittadinanza. Adesso Sassari si appresta ad approvare il registro delle unioni civili, approverà anche tra breve il consigliere aggiunto per i migranti. La commissione per l'opportunità nuova non è fantastica, però sono sicuro che lavorerà bene, speriamo, perché non ne possiamo più delle politiche di odio, di violenza, di repressione. Basta con l'odio, basta con la violenza, noi vogliamo politiche di incontro, di convivenza, di accettazione, di rispetto, di riconoscimento dell'altro, perché tutte le diversità sono un valore. Non ce la faccio più, sono vecchio. Sono vecchio, oggi è stata molto stancante per colpa di quello là che ha fatto piovere, ma anche ci ha regalato questa grande manifestazione, è una grande piazza in questa città che finalmente ha alzato la testa contro tutte le discriminazioni dopo i tristi episodi di violenza degli scorsi mesi contro i migranti, contro le transessuali, contro gli omosessuali. Adesso Sassari si è svegliata e ha capito magari che il rispetto, l'accettazione, l'incontro, la convivenza sono gli atteggiamenti giusti per vivere bene, per superare i propri problemi, le proprie frustrazioni.
faccio più, si capisce. È tanti anni che lottiamo, è tanti anni che lottiamo non solo come MOS, ma come associazioni, cittadini e cittadine che si battono per i diritti di tutte e tutti. E finalmente quest'anno, tra breve, vedremo approvato il registro delle unioni civili e facciamo un applauso a questa città che riuscirà ad approvare anche una mozione contro l'omofobia, una mozione di condanna dell'omofobia, dell'odio, della discriminazione contro gay e lesbiche, ma non solo, contro tutti e tutte, perché la convivenza è la chiave per riuscire a vivere bene, a vivere in pace e a vivere felici.